Benvenuti amici miei, in questo nuovo episodio di Unsettling Records, World Beyond. La storia della famiglia Mawerova è una storia bizzarra e inquietante che coinvolge cannibalismo, abusi su minori, furti d'identità e sette. Questo crimine suona esattamente come la trama di un film horror di serie B, ma quello che è successo all'interno di questa famiglia è assolutamente vero. E gli sconvolgenti dettagli della vicenda, non vi nego, mi hanno dato il volta stomaco. Quindi, amici miei, fatta questa doverosa premessa, mi preme mettere le mani avanti. Se tutti questi argomenti urtano la vostra sensibilità, vi prego, fermatevi qua. Questo video non fa per voi. Ma se invece le oscure vicende della famiglia Mawerova hanno stuzzicato la vostra attenzione, beh, non vi resta che proseguire. Quindi, spegnete le luci. Indossate le cuffie e se vi sentite osservati, tranquilli, è normale. Del resto si sa, non siamo mai veramente da soli. Diceva il Buddha: una famiglia è il posto in cui le anime vengono a contatto tra loro. Se si amano a vicenda, la casa sarà bella come un giardino di fiori. Ma se le anime perdono l'armonia tra loro, sarà come se una tempesta avesse distrutto tutto quel giardino. E la tempesta si abbatté quella volta nel settembre del 2006 nella città di Kurim, in Repubblica Ceca, distruggendo le vite di una famiglia d'occhi estranei come un'altra, ma che dentro racchiudeva una rosa di segreti sconvolgenti. Clara Mawerova, che all'epoca dei fatti aveva 31 anni, è la matriarca della famiglia che vive all'interno dell'abitazione nel quale si svolgeranno le tristi vicende che vedranno come povere vittime i figli Andrei e Jakub, che ai tempi avevano rispettivamente 8 e 10 anni. Clara si è da poco divorziata dal compagno ed ha accolto nella sua casa la sorella Caterina ed una bambina di nome Barbara Skrlova. Le sorelle Mawerova sono donne molto devote a Dio, e non era un segreto che in famiglia di tanto in tanto fossero vittime di veri e propri episodi di deliri pseudo-religiosi. Entrambe affermavano di avere una missione in questa vita, e questa missione era quella di servire Dio e di onorare la famiglia. Clara e Caterina, però, sono donne tanto devote quanto ingenue e facilmente plagiabili. Esattamente come per Clara e Caterina, chi sembrava avere una missione in questa vita era anche la bambina che viveva con loro, Barbara Skrlova, colei che possiamo considerare come la vera e propria punta della piramide di questa intera folle vicenda. Clara ha incontrato Barbara mentre studiava pedagogia all'università. Per giorni hanno parlato e parlato e sono diventate amiche. Barbara si era presentata come una ragazzina di 13 anni ed aveva assicurato a Clara che era scappata da un centro giovanile a causa dei maltrattamenti e che non aveva un posto dove andare. Così, Clara, con il suo animo cristiano, ha deciso di portarla a casa con sé, a Kurim. Barbara soffriva di ipopituitarismo, un disturbo che ha ritardato la sua crescita fisica, che le faceva sembrare una ragazzina quando aveva effettivamente, pensate un po', 33 anni. Si era accorta della malattia che l'ha colpita quando era molto giovane e non ha esitato a usarla a suo vantaggio. Per la maggior parte della sua vita adulta si è sempre comportata come una ragazzina, ha ingannato dozzine di persone facendosi adottare e ha manipolato le autorità per impedire di essere processata per i suoi inganni. E adesso questa persona è entrata in casa Mawerova. Barbara iniziò ad arrabbiarsi per il fatto che Clara prestasse così tanta attenzione ai suoi figli. Così iniziò a commettere guai incolpando poi Jakub e Andrei. Ed una volta ottenuta la rabbia di Clara verso i suoi figli, Barbara la incitò, lei e la sorella, ad unirsi ad una setta religiosa, il cui leader, conosciuto come il Dottore, comunicava con i suoi fedeli tramite messaggi di testo e raccomandava loro di praticare il cannibalismo, la promiscuità sessuale e l'incesto.
Questa setta si chiamava il Movimento del Graal e secondo Barbara era diffusa in tutto il mondo. Poco per volta, come una sorta di tumore maligno, Barbara si insinuò nella mente già compromessa di Clara, arrivando addirittura a convincere lei e la sorella che i figli fossero diabolici, l'incarnazione del demonio, e per questo meritassero una punizione esemplare, come solo il dottore saprebbe fare. Andrei e Jacob vennero allora trascinati a forza dalla madre nel seminterrato della loro casa e incatenati al muro. Ed è qui che ebbe inizio il loro vero e proprio martirio nell'abisso più profondo della pazzia umana. Ogni giorno la donna, aiutata dalla sorella e da Barbara, li torturava brutalmente. Le loro teste venivano immerse all'interno di una tinozza piena d'acqua gelida e venivano tenute immerse fin quasi l'annegamento. Calci, pugni, frustate e persino abusi sessuali erano ormai divenuti la quotidiana normalità. Il loro essere maschi, secondo Barbara, incarnava la malvagità del padre e dovevano essere puniti con frustate e calci nei genitali per il dolore che l'uomo aveva inferto alla madre. Nella sua mente malata, decise che i bambini dovevano essere puniti perché un giorno avrebbero marinato la scuola, sarebbero tornati a casa ubriachi, avrebbero rubato una caramella, avrebbero scommesso dei soldi e così via. Ogni giorno nasceva un nuovo pretesto per punire l'innocenza di quei poveri bambini. Qualsiasi atto sbagliato che loro avrebbero potuto commettere in futuro sarebbe già stato punito preventivamente dal trio di streghe. E che ci crediate o no, anche da altri membri della setta che avevano deciso di presenziare alle torture. Come se tutta questa follia fosse la cosa più normale del mondo. Ben presto, i corpicini vennero ricoperti da molte cicatrici e bruciature di sigaretta. I due bambini erano costretti a vivere il loro incubo al buio, incatenati al muro o ad un tavolo, a volte all'interno di una gabbia, circondati dai loro stessi escrementi, sangue e urine. La madre, per giustificare la loro assenza a scuola, li fece perfino cancellare dall'elenco degli iscritti, dicendo alla preside che si sarebbero trasferiti in un'altra città. Fu in un giorno di novembre che la follia andò oltre. Clara si presentò davanti ai figli con un coltello e poco per volta, lentamente, cominciò ad incidere le carni di Andrea. Il suo corpo venne parzialmente scuoiato e gli estrasse alcuni pezzi di carne dal costato e dalla schiena. Il fratellino maggiore fu obbligato non solo ad assistere, ma perfino a partecipare all'orrore. Andrei e Jacob vennero costretti a mangiare quella carne insieme alla madre, pezzo dopo pezzo. Ed in tutta questa follia fa rabbrividire il pensiero che la madre è Dio agli occhi di un figlio. Cosa possono aver pensato quei due poveri bambini? Barbara ed alcuni seguaci del culto escogitarono perfino un metodo ancora più incredibile per potersi godere lo spettacolo di tortura comodamente seduti sul divano al piano di sopra. Fecero installare due baby monitor che si interfacciavano tra di loro, rendendo il macabro spettacolo di tortura comodamente fruibile in diretta sul divano al piano di sopra. Quando si dice che non c'è limite al peggio. Ma questa brillante idea è stata anche la salvezza dei due bambini. Come è risaputo, può capitare che questi dispositivi a volte possano interfacciare con altri baby monitor nelle vicinanze, mostrando immagini errate. Ed il fato ha voluto che il vicino di casa Mauerova ne avesse installato uno proprio qualche giorno prima. Il vicino di casa si trovò sul monitor l'immagine di un bambino incatenato al muro, ricoperto di sangue e feci, che si divincolava a fatica. Scioccato, riconobbe uno dei figli di Clara e non ci pensò su due volte a chiamare la polizia.
La polizia sfondò la porta della cantina e mise fine all'incubo per i due bambini dopo 6 interminabili mesi di tortura. Insieme a loro venne trovata anche Barbara, che aveva sospettato qualcosa e nella sua lucida follia escogitò un piano a dir poco geniale. Si vestì come una bambina e fu trovata mentre stringeva le braccia un orsacchiotto di peluche. La donna, fingendosi una vittima, corse tra le braccia di uno dei poliziotti, ovviamente non destando alcun sospetto. Il giorno dopo fu portata nell'orfanotrofio locale, nell'attesa che le indagini chiarissero la situazione. Poche ore dopo, la donna era già in fuga. Anche se questa durò ben poco, in quanto la foto di Barbara era su tutti i notiziari e i giornali e venne catturata in Norvegia, nei pressi di una casa, intenta a spacciarsi per un ragazzino di 13 anni di nome Adam. Clara e Caterina vennero arrestate e durante il processo le donne confessarono tutte le torture, gli abusi e i maltrattamenti a cui costrinsero i due bambini. Affermarono inoltre di essere state plagiate da Barbara, che aveva operato su di loro un vero e proprio lavaggio del cervello. Nonostante l'orrore che le donne furono capaci di compiere, le condanne si rivelarono tutt'altro che severe. Appena 9 anni di reclusione per Clara Mauerova e 10 inflitti alla sorella Caterina. E qua viene da chiederselo: solo 9 e 10 anni per aver distrutto la vita a due bambini? È questo il prezzo da pagare per la distruzione dell'innocenza? Oggi i due bambini, Andrei e Jakub, sono stati affidati ad una famiglia che è rimasta anonima e hanno cambiato loro il nome per una maggiore tranquillità.